Allora, tanto per cominciare vi chiederei su, qualcosa sul MEI e sul riconoscimento che vi verrà attribuito e volevo sapere insomma, che cosa rappresenta per voi e se lo vedete un po' come un coronamento, non so, un riconoscimento di tutto il lavoro che avete fatto fino adesso. Ok, noi fortunatamente col MEI non siamo delle conoscenze nuove, abbiamo un rapporto che dura da molti anni e abbiamo iniziato a collaborare già nelle prime listiche uscite sia loro che nostre, quindi più che di un coronamento parlerei anche di una reciproca riconoscimento, anche di una realtà che è arrivata a un certo punto. E è molto bello per noi chiaramente ottenere riconoscimenti, è molto bello vedere che un tipo di realtà, di modo di intendere il lavoro musicale, parallelamente il nostro e il loro, ha continuato a porsi, a rinnovarsi, a gestirsi, quindi è un'ottima occasione, insomma, tra l'altro come ho detto anche precedentemente, tra l'altro questo festival e questa produzione cadrà proprio anche alla fine della nostra tournée estiva, quindi proprio in quel senso sì, il coronamento è quello che ci sta proprio a pennello su questa parte, vediamo la turnistica proprio a Firenze, è bellissimo e ci aspettiamo sicuramente di passare una bella situazione. Avete in programma qualche sorpresa, qualche iniziativa particolare per quella sera lì? O... in realtà non sappiamo cosa succederà, però appunto essendo contemporaneamente una premiazione è l'ultima data del tour, con una stanza qualcosa di strano succederà, ancora sicuramente penso, ma ce lo inventeremo e sarà bello. Dal vostro punto di vista, sapevo, un punto di riferimento per tutta la musica indipendente, avete lavorato con tantissimi artisti, ho sentito prima che dicevate che sostanzialmente il discorso della gavetta, che oggi come oggi non è più così necessario fare, o almeno non così lunga come l'avete fatta voi. Volevo approfondire un po' il concetto e volevo sapere se questo da un certo punto di vista magari non taglia un po' la maturazione di certi artisti che magari fanno un successo strepitoso che dura 3 mesi e poi spariscono. Guarda, il successo effimero e veloce è solitamente una cosa che c'è sempre stata fin dagli anni 60, quindi non è una novità e questo ha a che vedere con altri fattori che non sono la gavetta. Quello che intendiamo noi è che insomma non è necessario, non lo ripetiamo, siamo molto felici che non ci sia bisogno di fare delle cambiolesche avventure le quali potremmo veramente scrivere un libro, sarà bello magari farlo, ma non pensiamo sia necessario farlo oggi, quanto sicuramente è necessario suonare dal vivo, questo sì, per farlo in una maniera sana, in una maniera che non ecceda da quello che è il momento dell'artista in questione, quindi un primo tour, un secondo tour, un terzo. Poi se andiamo a vedere, ci siamo anche tutti lamentati per anni che gli artisti di un certo tipo in Italia erano relegati a una gavetta eterna, quando invece abbiamo detto tutti prima, guarda, in Inghilterra a 20 anni sono già in tour, quella che siamo praticamente alla pari, direi che va bene, direi che è giusto. Poi deciderà anche l'artista se c'ha la tempra per sopravvivere a questo, chiaramente questo scalino che può essere anche repentino, può succedere, ma del resto non va meglio che anche si ci mette con certi format di talent show che cioè, dipende poi la persona come si reagisce, perché se può andare male anche a chi si ci mette in questi campi qua, anzi lì proprio c'è una specie di curva esponenziale della notorietà che potrebbe anche rompere le ossa, ma è successo anche negli anni 80, negli 70, con i Petti che facevano 45 giri indovinato e si trovavano a gestire. Tra questi, però magari nel mezzo di quelli c'era qualcuno che sarebbe durato degli anni perché stava solo fiorendo. Comunque sia, noi la gavetta comunque la stiamo continuando a fare, nel senso la reputo, ogni concerto la reputo un'esperienza, esatto, che si porta a casa, da quello per la strada nel 99 a quelli sold out. Si impara sempre, oggi non c'è sempre comunque qualcosa da imparare, c'è sempre comunque qualcosa da vedere per il futuro, poi a un certo punto le leggi marziali della natura fermeranno la cosa. Questo, ma... è un altro discorso.
un atteggiamento mentale, diciamo. Sì, sì, è un atteggiamento mentale, cioè noi sinceramente quando ci dicono il disco di maturità abbiamo un po' paura, perché tutta matura casca dall'albero e marcisce. Quindi in qualche modo o maniera ci sentiamo sempre molto a nostro agio con i ragazzi, in qualche modo o maniera. Quindi se i ragazzi hanno modo di fare musica diversa, noi lo vogliamo capire, vogliamo imparare delle cose, se possiamo anche dare consigli, ma non è obbligatorio o necessario che andiamo a rompere le scatole su cose che non sono nostre. Un'altra cosa molto interessante che dicevate prima è che adesso, grazie ai mezzi tecnologici, ma anche comunque probabilmente a tutto il discorso di comunità che si è formato, anche grazie a voi, che la musica è andata avanti, nel senso che comunque rispetto agli anni 90 che certe cose non si facevano, anche prodotti pop, dicevi prima, adesso ci sono produzioni di alto livello anche in ambito indipendente, cosa che in effetti 20 anni fa non sarebbe stato assolutamente né possibile né pensabile. Sì. Volevo approfondire il concetto, capisco che l'ho detto quasi tutto io, però volevo approfondire il concetto e volevo sapere, tra l'altro, se doveste fare, non lo so, tra i nomi che vi piacciono particolarmente in questo momento, che scegliereste, anche fuori dal c'è stato fatto un progresso enorme delle tecnologie, e questo è stato veramente... Io da nerd di studio posso dire quale ci facciamo i libri. Abbiamo questa autodeterminazione di registrarci, di mixarci, e da Nerd Studio abbiamo visto veramente cambiare le cose. Adesso veramente il digitale è irriconoscibile dall'analogico, non lo dico io, l'ha ammesso anche gente che lavora con questi bambini. Soprattutto si possono fare cose molto sofisticate. Prima uno magari cercava di arrivare a un risultato, ma gli veniva sempre una cosa un po' più difficile. Oggi è veramente incredibile le possibilità che si hanno a disposizione con un mezzo contenuto come il computer. Questa cosa ha migliorato, secondo me, nel mio modesto parere. Ha cambiato sicuramente, snaturato per certi versi, ma ha migliorato le produzioni italiane. Perché prima... Se penso ai dischi usciti nei primi 2000, metà 2000, alcuni sono molto belli, grandissima creatività, da un punto di vista produttivo difficile. La prima era così, o avevi i soldi facevi un disco bello, o non avevi i soldi facevi un disco blu. Oppure non avevi i soldi facevi un disco bello. Ma per combinazione. Allora puoi fare anche un disco brutto apposta, puoi fare dei suoni clamorosi in camera tua. Oggi quindi... è veramente incredibile quello che si può fare, e questa cosa ha portato anche a... magari canzoni che non adoro, ma che suonano in una maniera futuribile, che hanno portato avanti la musica italiana. Quindi questo per me è una cosa bellissima. Ci sono svariati nomi, sia nomi italiani di voi? Eh sì, dai. Ah. Beh, per me, non per modernità, ma per qualità, Salmo, come l'ho detto già, prima, le basi sicuramente più belle, per esempio. Uno che ha veramente portato avanti anche il suono, ma poi penso anche a semplicemente a Giorgio Poi, che ha assolutamente impiantato un sound incredibile per la musica italiana, infatti Black Phoenix a suonare. Calcutta stessa, secondo me, ha tirato fuori un sound che nel 2003 sarebbe stato difficile tirare fuori, oggi si può. E per quanto parli d'ansia una certa epoca, però è fatto incredibile. Non è una questione di cosa ci piace o cosa non ci piace, è una questione di quanto si è andata avanti da quel punto di vista. Qualitativamente poi, molto i bravo. I contenuti. Posso dire anche Cosmo, qualitativamente. Cosmo, per esempio. Sta presentando un format anche di spettacolo che non c'era mai stato. Ci sono cose tante adesso in Italia. Di molti generi anche diversi. Assolutamente, anzi noi crediamo ovviamente che sia rock quello che è rimasto proprio al palo, questa idea obbligatoria di inaspettato. Penso a tanti gruppi stranieri che oggi hanno produzioni veramente incredibili, che mescolano il garage all'elettronica e che qui ancora si fatica a fare quello che in realtà è anche un po' quello che vogliamo fare noi, che facciamo con i nostri dischi. Essendo un gruppo rock e in qualche modo in maniera imprescindibilmente nel DNA lo siamo, però ascoltiamo di tutto di più e è da lì che capiamo anche come e già bene il tentativo di unire il cantautore italiano all'indipendente americano era già un tentativo di
già in origine il tentativo di fare un po' di mescolanza, perché bisogna un po' rinnovare le cose. Cioè, già la nostra fondazione nasce dal tentativo di, non è che si può mettere i cantatori di qua e i rockers di là. È per quello che facevamo punk rock con gli strumenti acustici, cercando di sovvertire un attimo le cose. Quindi bene che adesso sia così, più contento. Bene. Grazie. No.